Il nostro istituto si occupa di certificazioni di materiali per la bioedilizia, temi direi importanti che in qualche modo aiutano a capire quando e perché vengono realizzati i materiali per la bioedilizia sono innanzitutto legati, uno, all'uso delle risorse. I materiali per l'edilizia fanno, per l'edilizia in generale, fanno un grande uso di risorse naturali non rinnovabili e uno dei criteri quindi importanti in qualche modo è ridurre il prelievo di risorse naturali non rinnovabili, quali possono essere tutte le risorse minerali. Dall'altro, quello invece di fare un uso sempre più ampio di risorse naturali che siano rinnovabili, nel rispetto del concetto vero della rinnovabilità di queste risorse, cioè garantendo che i tempi necessari per la ricrescita delle risorse siano inferiori ai tassi di sfruttamento e che quindi ci sia la possibilità che anche una risorsa naturale sia effettivamente abbia la capacità di riprodursi. E poi l'altro grande tema è sicuramente legato a quali prodotti vengono utilizzati per la realizzazione, la manifattura e la finitura, diciamo, dei materiali per l'edilizia. Uno dei temi importanti legati all'edilizia infatti è quello dell'inquinamento indoor, in qualche modo associato a determinati materiali che diventano fonte di emissioni o di composti organici volatili, quale potrebbe essere la formaldeide o altro, legati soprattutto a alcuni prodotti di finitura di copertura dei materiali. D'altronde noi passiamo sempre più tempo all'interno di spazi chiusi, spazi che non sempre vengono arieggiati con sufficienza e quindi, diciamo, questi spazi, questo ambiente costruito, questo ambiente diventa un'occasione purtroppo per subire direttamente per gli effetti di un inquinamento indotto dall'uso dei materiali. Tant'è che nella certificazione dei materiali non solo vi è una verifica di quali sono le materie prime impiegate, ma vi è anche un attento controllo analitico di alcune caratteristiche chimico-fisiche dei materiali ed anche in relazione ad esempio alle ceramiche o altri prodotti, anche la verifica della radioattività, perché poi molti prodotti, come appunto le ceramiche, anche prodotti a base realizzati con il legno, sono in alcuni casi purtroppo in qualche modo sono stati sottoposti a una radioattività di fondo loro, o sono in qualche modo stati sottoposti, diciamo, a degli inquinamenti radioattivi. Il caso del legno è molto semplice da spiegare, ormai è un fenomeno che tutti noi tendiamo in qualche modo a dimenticare, ma c'è stato, diciamo, l'incidente di Chernobyl e questo ha determinato l'inquinamento soprattutto in tutta l'area del nord Europa dove la nube è passata, e siccome anche questa è l'area da dove arrivano molte delle essenze legnose che vengono utilizzate per realizzare determinati manufatti, in alcuni casi possono diventare una fonte di un rischio legato proprio alla radioattività del materiale. L'ultimo tema che penso sia importante per capire e comprendere quando un materiale per la bioedilizia è il fatto che viene realizzato un bilancio ambientale complessivo del materiale utilizzando un'analisi che è quella del ciclo di vita del prodotto e quindi verificando la compatibilità non solo il materiale in quanto tale, ma diciamo di tutto ciò che è associato alla fase di estrazione delle materie prime, di uso delle materie prime e poi del processo produttivo, fino ad analizzare cosa succede di questo materiale in sua fine vita una volta che viene dismesso, cioè se questo materiale una volta dismesso rilascia delle sostanze inquinanti o diventa esso stesso, come dire, un prodotto inquinante.